Buonasera e bentrovati tutti. Allora, cercherò di intrattenervi su alcuni temi, contesto attuale, magari partendo un po' da, come dire, la situazione di qualche tempo fa. Poi tratteremo la costruzione dei portafogli, uno sguardo ai trend dell'asset allocation, un approccio diverso relativo alla costruzione dei portafogli, che noi abbiamo chiamato Durable Portfolio Construction, come migliorare la costruzione del portafoglio e poi le classiche conclusioni. Uno sguardo al 2014. Il 2014 è stato un anno abbastanza particolare. Da un'analisi effettuata, effettivamente, no, veniva fuori, emergeva un dato molto significativo rispetto a quella che era stata, come dire, il rendimento medio espresso da alcune, diciamo, asset class principali nel corso degli ultimi 10 anni. E arrivavamo ad una situazione dove, no, le evidenze erano sicuramente molto al ribasso rispetto a quella che era la media di un periodo precedente. E questo cosa voleva, come dire, così significare? Una cosa molto semplice, a mio avviso, che l'investitore era un po' alla ricerca, da un lato, di diversificazione, quasi come, no, convinto che, no, il mondo andasse comunque nella direzione di sempre, quindi laddove un asset class non dà magari soddisfazione si tende a cercare il rendimento e quindi anche la diversificazione investendo in altre asset class, però il risultato evidentemente è stato un risultato di questo tipo, cioè nessun asset class in modo particolare dava un'opportunità, no, poter procedere a qualcosa di interessante, e quindi si era alla ricerca sicuramente di rendimento a tutti i costi. Questo poi ha comportato sicuramente qualcosa nel 2015 come effetto, e quindi possiamo dire sicuramente che da un lato come dire, la disinflazione e dall'altro le politiche monetarie esercitate dalle banche centrali hanno poi comportato una situazione del genere. Facendo un passo indietro, alla fine del terzo trimestre del 2015, dell'anno scorso, ebbene, lì quasi nessuna asset class riportava su base annua un rendimento positivo. Un primo, come dire, elemento di allarme, credo importante, da tener presente, ma soprattutto ecco un'evidenza che il rendimento effettivamente, no, cominciava a scarseggiare in modo serio, e gli investitori allo stesso tempo continuavano in questa ricerca spasmodica di rendimento a tutti i costi, anche convinti magari, come dire, di una situazione che tutto sommato era lì a proteggere, no? Quindi mi riferisco sicuramente a quella che è l'azione delle banche centrali. Chiaramente arriviamo ad una condizione, oltretutto in questi ultimi tempi ancora più enfatizzata, dove il rendimento è un rendimento che ormai, come dire, scasseggia un po' dappertutto, e quindi la situazione si è ulteriormente esasperata. Uno sguardo a quella che in quest'ultimo periodo ritorna, emerge, come dire, con forza, mi riferisco alla volatilità e all'osservazione di quelli che possono essere i processi di volatilità negli ultimi tempi, ho trovato interessante tentare di fare un ragionamento su quelle che sono, diciamo, le volatilità implicite nella curva che tende ad esprimere un valore nel tempo. E qui ho inteso raffigurare da un lato la curva della volatilità presente nel
settembre del 2008, cioè nel momento in cui Lehman Brothers, no? Tutti lo ricordiamo, saltava, forse una parola poco carina, ma poi alla fine si è trattato sicuramente di questo. Ebbene, in quel momento, in quel periodo, tutti ricordiamo che la volatilità a breve, no? Sul VIX, espressione dell'S&P 500, era salita oltre il 30%, 32, forse anche 33, 32 qualcosa, ma la cosa interessante è che in quel momento la percezione degli investitori era tale per cui si pensava che l'aumento della volatilità fosse tutto sommato così un fattore temporaneo, momentaneo, tant'è che la volatilità espressa qui è riferita a qualche mese successivo, no? Lungo questa traiettoria, addirittura scendeva rispetto a questi valori, quasi come a dire, tutto sommato, no? C'è qualcuno che ci protegge, le banche centrali, appunto. In quel periodo era la Federal Reserve che fondamentalmente, no? Agiva, entrava in azione. E poi l'altra, che a mio avviso apre ad una serie di considerazioni, ma soprattutto ad una riflessione, è questa curva in verde, tracciata nell'agosto del 2012, dove in buona sostanza cominciava al tempo il rally del mercato, che è continuato in buona sostanza fino ad oggi, e alcuni si chiedono se oggi è una semplice interruzione di un qualcosa che continua ad andare oppure siamo di fronte ad un'inversione. Ma ecco qua la cosa interessante da notare è che anche in modo abbastanza assurdo la percezione in quel momento era tale per cui quasi inversa, no? Oggi è bassa ma poi sale, no? Nel futuro. Ecco, cos'è che si vuole manifestare attraverso l'osservazione di questo grafico? Semplicemente che la sensazione che gli investitori o che il mercato può esprimere in un momento non è detto che poi, no, si manifesti, diciamo, concretamente come movimentazione di mercato, in prima analisi. In seconda analisi è che, soprattutto riferendoci a questa situazione del 2008, benché gli investitori o il mercato stesso pensassero a quel tempo di essere protetti da quella che era, no, il meccanismo dell'azione della banca, delle banche centrali, poi per coloro che se lo ricordano, no, il mercato ha cominciato a scendere ed è sceso per, no, un periodo abbastanza prolungato. Quindi se volessimo ricavare un suggerimento da questa strada, sicuramente è quello di dire: ma forse basare le asset allocation, no, sulle politiche monetarie delle banche centrali non è del tutto adeguato. Guarda caso, oggi viviamo in un contesto, tra l'altro, dove sicuramente la pressione sul petrolio alimenta quelle che, come dire, possono essere, no, le paure di mancata riuscita di tendere verso il raggiungimento di questo famoso 2% di tasso di inflazione un po' generalizzato. E quindi, no, ci troviamo nella condizione di vivere in un contesto sicuramente dove le banche centrali per certi aspetti, no, soffrono un po', diciamo, tra virgolette, di credibilità, o comunque sono molto più impegnate rispetto, diciamo, a qualche attività precedente. Questo comporta a livello, diciamo, di mercato, se volessimo ragionare semplicemente così in merito all'investimento in linea generica, dove resta inteso che per poter investire, per poter creare un portafoglio, bisognerà sicuramente riferirsi ad uno scenario, e quindi ci troviamo spesso e volentieri ad operare in un contesto dove bisogna, per certi aspetti, seguire il consenso, no? Il cosiddetto consensus di mercato, o almeno il consensus di mercato viene preso sovente necessariamente
a riferimento. Ed è anche giusto per certi aspetti che sia, no, così. Il consenso di mercato di questi tempi manifestano comunque una serie di cose. Con il cambiamento della politica monetaria americana operata dalla Federal Reserve, più o meno, no, si pensa che ci sia un ritorno più all'osservazione dei fondamentali rispetto, diciamo, alla classica situazione di, non so, investiamo, riscondo, riscoffa, alla quale siamo stati abituati per lungo periodo. Dall'altro lato abbiamo, come dire, sicuramente un approccio dove il consenso generalizzato di mercato va verso, come dire, l'indicazione di investire in credito, soprattutto in high yield, no? Per ovvie considerazioni, perché chiaramente i rendimenti sono bassissimi, siamo addirittura arrivati ad un, mi pare che il decennale americano sia ad 1,80, 1,81, nonostante ci sia stato il cambiamento di, come dire, politica monetaria, e un portafoglio essenzialmente costituito da che cosa? Lungo bond e lungo asset rischiosi. Però poi forse questo non funziona così tanto bene, non è né detto che funzioni sempre, e quindi di qui un atteggiamento magari un po' più critico, o quantomeno un atteggiamento che vada nella direzione di cominciare ad osservare anche qualcosa di diverso, e quindi di maggior consapevolezza da parte sicuramente di coloro che sono tenuti a costruire i portafogli, ma anche di sensibilizzazione, no, del cliente. E quindi arriviamo ad una condizione di mercato dove ormai, e in misura sempre maggiore direi, i flussi di mercato sono diventati importantissimi. Sono diventati importantissimi per una serie, diciamo, di motivazioni, ma la motivazione principale è senza dubbio quella che risiede nel fatto che ormai market maker nel mercato non ce ne sono più. Questo grande ruolo di dare liquidità al mercato tramite professionisti che si incaricavano di formare i prezzi delle varie, diciamo, asset class, dei vari asset, è venuto a mancare, tant'è che in alcuni casi è in atto ormai da qualche tempo un processo che vede gli asset manager stessi diventare per certi aspetti, no, anche se si vuole, market maker, tra virgolette, in un certo senso. E quindi l'analisi dei flussi di mercato diventa importantissima e segnala soprattutto quelle che possono essere le tendenze, sicuramente, no, in atto, e anche quelle, diciamo, immediatamente future. Un'altra, come dire, considerazione che va fatta relativamente al contesto, diciamo, attuale è sicuramente quella verso le valute. Le valute ormai, da un po' di tempo a questa parte, sono diventate una componente essenziale del portafoglio e quindi anche di un'opportunità, diciamo, di poter raggiungere determinati rendimenti, e debbono necessariamente essere tenute in considerazione. L'altra considerazione che noi facciamo è che forse in un mercato come questo, dove fondamentalmente la direzionalità, in gergo il beta, no, di mercato, è venuto a mancare, o comunque è soggetto maggiormente ad una componente di rischio momentum, entro, esco dal portafoglio cercando di trovare, come dire, la soluzione, la direzione di quelli che sono gli asset in cui investo, oggi forse viene meno, c'è sempre meno beta, o comunque il beta diventa forse più rischioso, e quindi il nostro suggerimento è quello di uscire un po' dal consensus di mercato, dove tutti si muovono allo stesso modo, e magari cominciare ad osservare qualche variabile, non dico in più, ma in modo diverso, in modo forse un po' più costruttivo, e sicuramente in un modo che va nella direzione di, no, sete di maggiori, diciamo, informazioni, di consapevolezza. Problemi di costruzione di portafoglio. Qui prego la regia di mandare un breve filmato.
Capire il rischio. La parola rischio deriva in effetti dal latino riscare, che significa osare. Quando il mercato è incerto, è meno probabile che gli investitori osino investire. I dati dell'indagine evidenziano che, potendo scegliere, in genere gli investitori preferiscono non prendere maggiori rischi. Però 2/3 di loro vorrebbero vedere anche un aumento del patrimonio, anziché limitarsi a proteggere il capitale. Ecco il paradosso. Per raggiungere un maggiore rendimento, gli investitori devono prima capire il ruolo del rischio. A volte gli investitori non si rendono conto che il rischio è una scelta importante, che può essere gestita e sfruttata al meglio. Nella costruzione di un portafoglio è essenziale che l'asset allocation sia basata sul rischio, anziché sul rendimento atteso. Primo, il rischio è l'elemento chiave ai fini del rendimento di un investimento. La domanda è: quanto e che tipo di rischio potete tollerare? Secondo, gli investitori sono molto sensibili al rischio e possono reagire emotivamente, uscendo del tutto dal mercato e riducendo le possibilità di realizzare i loro obiettivi a lungo termine. Terzo, se viene costruito in base alle previsioni di rischio, il portafoglio avrà sicuramente fondamenta più stabili. A un esame più attento si può vedere che i rendimenti sono davvero troppo variabili. Qui vediamo i rendimenti annualizzati di 4 asset class: azioni large cap, azioni small cap, bond e bond internazionali. Salgono, scendono, vanno in tutte le direzioni. Qui vediamo il rischio misurato attraverso la deviazione standard per le stesse 4 asset class e lo stesso periodo. Quando la volatilità che spinge gli investitori a uscire dal mercato si è ridotta, i risultati sono stati più uniformi. Per ironia della sorte, basare il portafoglio sulle previsioni di rendimento può essere effettivamente più rischioso che basarlo sul rischio. Quindi, per poter costruire un portafoglio che duri nel tempo, date priorità al rischio. Bene. Uno dei problemi che vediamo attuali, attualissimi, è quello della, come dire, condizione di maggior difficoltà di poter procedere ad una diversificazione. Noi siamo convinti che il regime di correlazione tra le asset class principali, le due, azioni e obbligazioni, siano in un momento di cambiamento. Abbiamo avuto da questo punto di vista un paio di segnali, diciamo, nel tempo, soprattutto nel 2013 in occasione del tapering e nel secondo trimestre del 2015, dove le due asset principali, azioni e obbligazioni, hanno cominciato a muoversi nella stessa direzione. E dal 2016 in poi crediamo che questo regime torni di nuovo in un'area più o meno intorno a più un 40%. Questo significa che la costruzione dei portafogli, la costruzione dell'asset allocation dovrà tenere necessariamente conto di questo. È più difficile trovare una diversificazione fra le due asset class perché tendono a muoversi nello stesso modo. Questa è un'implicazione non indifferente. Tutta l'industria sta ragionando su queste cose, su come posizionarsi. Un altro elemento che mi preme di così mettere a vostra disposizione, considerando appunto che, guarda caso, dall'inizio dell'anno il mercato è stato molto determinato, ha dato delle indicazioni più o meno precise, no? Una di queste è equity, no? Come esposizione forse un po' così eccessiva diventa per coloro che in qualche modo possono assorbire sicuramente delle perdite o comunque per coloro che hanno una propensione al rischio un po' più marcata. Ebbene, da questo punto di vista anche qui è intervenuto un fattore, no? Determinante alla fine dell'anno scorso, dove la Fed finalmente si è attivata nel tentativo di cambiare, diciamo, la politica di riferimento e quindi di tornare a una condizione un po' più normale. Si può anche dire ma era il momento giusto o meno. Io sono portato a dire era un momento necessario, perché non l'avesse fatto avremmo avuto sicuramente qualche problema
diverso e magari anche maggiore, ma ecco, quel momento lì ha sancito per il mercato una cosa ben specifica che io pongo alla vostra, come dire, osservazione. Se noi dovessimo chiederci qual è stato o quali sono stati i driver principali, no? Che hanno fatto sì che il mercato azionario in questi ultimi anni hanno fatto una bella corsa, soprattutto riferendoci a quello che può essere il mercato azionario americano in modo un po' più specifico, la risposta sarebbe quale? La risposta è sicuramente due sono stati i fattori, i driver, i motori, no? Da un lato sicuramente l'azione, l'attività della Federal Reserve, no? Dall'altro gli utili aziendali, va bene? Dicembre scorso sul mercato è intervenuto qualcosa, cosa è cambiato? È cambiato che uno dei due driver non c'è più. Poi andremo a vedere in che entità, ma il mercato ha ragionato in questi termini. Viene a mancare il supporto della Federal Reserve. Quindi l'unico driver a disposizione che abbiamo sono gli utili aziendali. E di qui la necessità di provare che gli utili aziendali delle società americane, no, vanno in una certa direzione per poter sostenere l'indice. Ma qui, gli indici sappiamo che sono, che cosa? Sono espressione di costruzioni che vengono basate sulla capitalizzazione dei mercati e non sugli utili aziendali. Quindi prima riflessione, è giusto? È il miglior modo per investire sul mercato azionario quello di andare ad investire su indici azionari che basano, no, la loro ragione d'essere sulla capitalizzazione di mercato e non sugli utili societari, oggi soprattutto dove è venuto a mancare, no, uno dei due, diciamo, driver principali e l'altro? Benissimo. Ancorché fosse giusto, io vi segnalo comunque una riflessione ulteriore. Qui abbiamo che cosa? L'S&P 500 che dal settembre 2008, quello in blu, fino al marzo 2015, ha fatto un bel rally, capitalizzazione. Un altro indice di mercato, questo qui specificatamente equiponderato, ha fatto un rally bellissimo, ma ha prodotto quasi forse oltre il 70% in più. Quindi la domanda è, ma non è che gli indici ci espongono ad un effetto momentum, no? In modo anche esagerato. Altra riflessione di cui bisogna tener conto in un momento di mercato come quello attuale, che resterà volatile, credo per tutto l'anno, di poter dire. La realtà è che gli indici non sono stati pensati, no, per ottimizzare il rischio rendimento all'interno dei portafogli. Anche qui, maggior consapevolezza. Dobbiamo condividere informazioni, no, importanti che ci portano nella direzione, diciamo, giusta. Anche questa è una slide che, dal mio punto di vista, è molto significativa. Qua sono, come dire, illustrate una serie di cose. Procedendo dall'alto in basso, passiamo dal beta, direzionalità di mercato, all'alfa, extra rendimento, no? Gestione attiva, gestione passiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che normalmente vediamo, vedete, che si vede, è questa punta qui. Credito, commodities, tasso, valuta, emerging market, azionario. Quello che si vede un po' meno è invece direzionale, fondamentale, value approach, smart beta, diversified grow, long short. Una serie di indicazioni che normalmente, si vedono poco, grazie a Dio, devo dire, ultimamente cominciano a vedersi un po' di più. C'è necessità di informazione, come dire, dettagliata sicuramente su questo, perché sono estremamente importanti per la costruzione di portafogli che abbiano una capacità di resistere maggiormente agli shock di mercato. E qui il concetto è molto semplice. La diversificazione, quella sostenibile, perché tutti parlano di diversificazione, poi alla fine, no, il portafoglio, guarda caso, quando ci sono momenti problematici, va tutto nella stessa direzione. La diversificazione va ricercata
oltre quelle che sono le asset class, oltre le aree geografiche. Va ricercata anche e soprattutto, oserei dire a questo punto, attraverso una diversificazione delle strategie all'interno del portafoglio. Uno dei problemi che, diciamo, ultimamente sta emergendo in modo sempre più, come dire, forte, e mi ha fatto piacere stamattina di sentire tra gli interventi, enfatizzare quel concetto che l'investitore è investitore per tutta la vita, eh? Quindi non è che, come dire, appare e ha necessità di battere, non so, l'S&P 500 piuttosto che un altro indice, ma ha la necessità di creare un qualcosa lungo il suo percorso. Deve finanziare, non lo so, la scolarizzazione dei propri figli, l'acquisto di una casa, l'avvio di un'attività imprenditoriale, la pensione, quando poi si ritirerà, e questo è un problema che, di cui bisogna tener conto, no? Di attualissima, diciamo, discussione, addirittura adesso si va ad inserire il discorso anche su quelli che sono, diciamo, no? La famosa reversibilità torna in questi giorni. E quindi c'è una situazione dove la pianificazione, il vostro ruolo, diventa importantissimo perché deve accompagnare, diciamo, gli investitori. Io li chiamo investitori oggi perché da risparmiatori debbono diventare investitori, perché le condizioni di mercato oggi sono tali per cui necessariamente bisogna prendere qualche rischio, no? Per ottenere dei rendimenti, ma guarda caso bisogna prenderlo in modo professionale, e guarda caso ancora più difficile, bisogna aiutare gli ex risparmiatori, gli investitori, ad avere un rapporto con i rischi, no? Che abbia un senso. Questo è il Retirement Index che noi abbiamo così redatto lo scorso anno. Tra qualche mese uscirà l'edizione nuova, quella più aggiornata. L'Italia da questo punto di vista si affermava al 29esimo posto, è evidente che ci sono, diciamo, delle cose chiaramente ancora da fare. I trend nell'asset allocation che sono diventati molto interessanti, no? In questi ultimi anni, devo dire, si è passato da che cosa? Da un investimento puramente sull'obbligazionario, stamattina qualcuno citava i bot, poi chiaramente si è passati, no, a qualcosa di più lungo, ma fondamentalmente l'investitore italiano è sempre stato abituato a vivere ed ha familiarità con il concetto di rendita, no? Sia esso riferito a, come dire, flussi cedolari, sia esso riferito a investimenti immobiliari, che negli ultimi anni sono venuti un po' meno, ma che stanno comunque ritornando, ma comunque si sono sempre, diciamo, poco preoccupati di dover, no, originare, pensare per poter poi ottenere dei rendimenti. E ultimamente abbiamo assistito ad alcuni processi, si è passati, no, da portafogli composti in un modo a portafogli composti in un altro modo. Questa è una rappresentazione di quello che è concreta, reale, basata sull'osservazione, sul monitoraggio dei portafogli che noi facciamo per, come dire, la nostra clientela. E viene fuori che nel primo trimestre 2015 il profilo moderato medio dell'investitore italiano risultava così composto. E il profilo moderato stesso nel secondo semestre del 2015 risultava invece modificato, un po' più, come dire, diversificato, sicuramente la componente fixed income in diminuzione dal 52 al 41, l'azionario in aumento dal 12 al 19, gli alternative, discussione molto, come dire, attuale, attualissima, in aumento, e l'allocation, ecco, l'allocation passava dal 23% al 19%. Ora, questo è riferito al profilo medio italiano ed esprime quello
che secondo gli italiani, no, è un concetto di portafoglio moderato. La stessa cosa l'abbiamo fatta in altri paesi e abbiamo visto che questo concetto assume una soggettività, tutto sommato, devo dire, significativa, quando invece dovrebbe esserci un'oggettività, insomma. Però ecco, quello che emerge è che sicuramente, e qui abbiamo preso a riferimento da un lato la Francia come possibile espressione, diciamo, dell'Europa allargata, tra virgolette, al di fuori dell'Italia, e il Regno Unito come espressione invece un po' più allargata, che per certi aspetti può essere assimilata al mondo non solo anglosassone, ma anche a quello americano. Qui vediamo, no, delle percezioni di rischio e soprattutto del concetto di moderato che sono diversi a seconda dei casi. E arriviamo ad una, come dire, situazione che oggi è sicuramente presente in modo diffusissimo all'interno, diciamo, di, credo, forse tutti i portafogli dei clienti, no? Il multi-asset. C'è stato un percorso, abbiamo visto che siamo passati dalle strategie messe in atto per concedere, no, flussi cedolari e quindi procrastinare questa, come dire, questo affezionamento al flusso cedolare, ai flessibili che hanno, come dire, avuto un notevole successo, che hanno dato sicuramente un contributo molto valido, no, a quella che è, diciamo, la costruzione del portafoglio, al multi-asset che, devo dire, no, le statistiche, va comunque in una certa direzione. C'è stato un momento dove qualcuno ha cominciato un po' a dubitare, che è stato fondamentalmente non moltissimo tempo fa, no? Fine dell'estate scorsa, c'era un po' qualcosa che iniziava a scricchiolare. Abbiamo fatto un'osservazione, abbiamo detto, beh, andiamo a vedere, no, questa categoria di allocation, che è la, diciamo, parola dove vengono raggruppati da parte di Morningstar queste, diciamo, queste strategie. E abbiamo visto che la composizione fondamentalmente è una composizione che va ad esprimersi in questi modi: allocazione prudente, moderato, flessibile, aggressivo, multi-alternative e altro, no? Ci sono una serie di colori. Se questi fossero inseriti all'interno del classico, no, asse artesiano, dove andiamo a verificare la relazione tra rischio e rendimento, ebbene qui notiamo che all'interno di quella categoria, di quella classificazione sotto la voce allocation e riferita alla condizione moderato, troviamo questa, diciamo, espressione in verde che in realtà assume dei connotati, come dire, non voglio dire diversi, ma ampi. Il rischio qui, sotto la stessa categoria, con la stessa denominazione, viaggia rispetto al peer group da cosa? Vogliamo dire, tralasciando questi estremi qua, da un 4 a un 10% di volatilità, che è una grandezza, no, non indifferente. E quindi, diciamo, magari forse non bisogna fermarsi a questa, come dire, a questo tipo di analisi. Potremmo considerarla non esaustiva rispetto a quella che è, appunto, la manifestazione. E infatti, se dovessimo invece cominciare a chiederci qual è il ruolo che queste strategie, no, hanno all'interno del portafoglio, qual è il loro compito? Sono, come dire, delle strategie che all'interno del mio portafoglio sono deputate a stabilizzare il portafoglio e quindi sono strategie stabilizzatori, sono strategie che debbono invece avere il compito di massimizzare il mio rendimento e quindi, no, un po' più aggressive
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi forse da questo punto di vista una classificazione in questi termini che abbia un senso maggiore all'interno del portafoglio, nella costruzione del portafoglio, comincia, no, a dare degli elementi per poter effettuare ragionamenti di più ampio respiro. Non dei tentativi, un qualcosa di più ragionato. E allora gli stessi elementi comportano una classificazione diversa e magari riusciamo, in base a questa, come dire, modalità, in base a questo angolo di osservazione, di analisi, a trovarci in una condizione tale per cui il ruolo di ciascun componente, ingrediente all'interno del portafoglio assume un ruolo specifico, perché fa parte di una decisione, fa parte di una strategia, fa parte di un qualcosa che vogliamo che faccia, che serva a quello specifico motivo. E qui diciamo un suggerimento su quello che può essere, no, un atteggiamento nei confronti di un qualcosa che è veramente specifico. Tant'è che se andassimo a considerare quelle che sono, diciamo, le relazioni tra tutta questa categoria, diciamo, di fondi e altre, troveremmo effettivamente che ci sono, no, delle relazioni, delle correlazioni che in qualche caso sono un po' troppo alte rispetto a quelle, diciamo, dei gruppi di riferimento. E allora anche qui, forse, no, la cosa migliore da fare è quella di dire: bene, andiamo un po' più a fondo, vediamo che cosa succede ogni qualvolta inseriamo qualcosa all'interno del nostro portafoglio e qual è il ruolo specifico che ad esso attribuiamo. E questo è anche un modo per poter tentare di procedere ad una diversificazione sostenibile, che abbia un senso, che in qualche modo possa concretizzarsi. È chiaro che una volta, come dire, attribuite queste cose, c'è necessità di un monitoraggio, no, continuo.